Mugnaio, un comunista che nei movimentati anni 70 di Gioiosa Ionica si oppose al pagamento del pizzo e denunciò coloro che con la violenza volevano tenere in mano le redini del piccolo centro reggino, il clan degli Ursini. Questa è la storia del primo testimone di giustizia calabrese, questa è la storia di un coraggio e di una determinazione pagati con il sangue, questa è la storia di Rocco Gatto. Io personalmente le lotto sempre, fino alla morte. Rocco Gatto era un mugnaio, un comunista, un uomo per bene, una persona cresciuta nei sani valori della famiglia, una persona onesta, una persona coraggiosa, che ebbe la forza di ribellarsi alla mafia e al pizzo e che questo suo coraggio lo pagò con la vita. È venuto uno così di presenza e mi ha chiesto dei soldi, io non glielo ho dati. Dopo pochi giorni hanno messo fuoco. Oltre quello che ho fatto da 20 anni a questa parte, l'hanno distrutto la notte di Natale. E su questa strada che fu ucciso Rocco Gatto, il mugnaio di Gioiosa percorreva quest'arteria procedendo da quella direzione verso Roccella Ionica. Un comando di sicari era appostato da questa parte, fece fuoco senza alcuna pietà e la sua corsa si fermò poche decine di metri più avanti. Un giorno che era il 12 marzo del 1977, io aspettavo lui, era di sabato, e viene Natale Bianco qua. E ci è voluto mezzogiorno per farmi capire che si trattava di mio fratello. E poi quando sono andato mi sono buttato. Si immagina. A pensare a queste cose, sai, ti viene proprio da piangere. Le strade di Gioiosa Ionica, il cuore della Locride. Qui, il 28 agosto del 1926, nasce Rocco Gatto. Una famiglia umile, onesta la sua, legata alla terra e alle tradizioni. Una famiglia numerosa, la povertà, il nemico da combattere prima e dopo, la Seconda Guerra Mondiale. Noi abbiamo sofferto la fame, io non me lo voglio dirlo. Mi ricordo che mio fratello Rocco, a mia madre andavano nel fiume qui dove si lavavano i panni, no? Insomma, e un giorno qua al fiume gli fa, mangi, gli fa, ti faccio fame, ti fa fame. Mia madre le lacrime se le beveva pensando perché, no figlio, gli fa mia madre, ma a me non mi fa fame figlio. Penso che ti faccia tia, no ma no, non ci va, mio fratello Rocco, no ma non mi faccio fame. Posta un pochino ci fa. Ma un giorno, qualche giorno, faccio te cuore di pane, ti faccio saziare. Sai, io le lacrime a pensare. Mia madre le lacrime se le beveva perché abbiamo sofferto la fame senza vergogna, io non mi vergogno a dire. Temprato dalla fatica e dalla povertà sin da bambino, Rocco Gatto sa farsi strada, con il lavoro al mulino e coltivando la sua grande passione, quella per gli orologi. Eravamo una famiglia molto numerosa, lui era il maggiore tutti, il più grande Rocco. Lui era il mugnaio, però era un appassionato di orologi da solo, dove li costruivano riuscivano a ripararli quando si guastavano e lui e si metteva da solo e si costruiva il pezzo che ci vuole per gli orologi.
sua vita, la famiglia, il lavoro, gli orologi e il Partito Comunista. Rocco Gatto, il mugnaio, l'orologiaio, il comunista, animato da grandi passioni ed ideali, ribelle alle ingiustizie, in una realtà gioiosa ionica, la Locride, animata da un'effervescente spinta culturale. In quegli anni Gioiosa Ionica è stata una terra che ha visto crescere e imporsi anche soggetti diversi dalle cosche di 'Ndrangheta. Gioiosa Ionica è stata la terra del sindaco comunista Modafferi, che è passato alla storia per essere il primo sindaco a convocare uno sciopero antimafia, nonché il primo sindaco a portare il proprio comune parte civile in un processo contro le cosche. Gioiosa Ionica è stata anche la terra di un poliziotto integerrimo come Gennaro Niglio, un carabiniere integerrimo come Gennaro Niglio. È stato anche la terra di un prete antimafia come Don Natale Bianchi. Ecco, questo è stato il luogo dove Rocco Gatto si è formato ed ha formato i propri valori, la propria fede nella giustizia. E la gioiosa ionica di Don Natale Bianchi, della chiesa in strada e della politica dal basso, del lavoro e del miracolo economico che anche a queste latitudini, sin dagli anni 60, mostra i suoi effetti. Questa però è una realtà anche condizionata dalla crescente influenza dell''Ndrangheta, che da mafia rurale inizia la sua evoluzione in classe dirigente, partendo proprio dalla Locride. È il 1975 quando viene assassinato a Siderno Antonio Macri, il più blasonato capobastone della vecchia guardia. Gioiosa, mentre il Gotha si concentra su Reggio Calabria, è sempre più il paese degli Orsini, ma è anche il paese di Francesco Modafferi, un sindaco coraggioso e di una società civile che reagisce, che rompe gli schemi imponendosi all'attenzione della TV nazionale attraverso uno sciopero generale contro la protervia mafiosa. Cittadini, ci siamo riuniti qui in questa sala per discutere i gravi problemi che travagliano la vita del nostro paese. Dopo qualche anno di lavoro siamo riusciti concordemente a manifestare il nostro disprezzo, la nostra protesta nei confronti di coloro i quali non lasciano vivere in pace la nostra collettività. Io ero presente alla famosa assemblea che poi fece da preludio, posso dire, all'omicidio di Rocco Gatto, perché Rocco Gatto, che queste cose le aveva sempre dette per la verità, però in quell'occasione le disse pubblicamente, cioè davanti a tutti, e quindi lanciando una sorta di guanto di sfida alla criminalità che lo ossessionava in qualche modo nella sua attività. Lotto sempre, fino alla morte. C'è preoccupazione che anche se devo morire, non c'è niente, rischio qualsiasi cosa. Cioè disse pubblicamente, io non piegherò mai la testa, possono anche ammazzarmi. Ma non lo disse solo nell'assemblea, lo confermò poi ai microfoni del collega Fernando Cancedda, che fece uno speciale TV7, se non ricordo male, ma questi servizi andarono anche nei telegiornali, nei principali telegiornali della RAI. La mala però alza sempre più il tiro e usa le maniere forti con chi non si piega al pizzo, e Rocco Gatto è uno che non si piega. Il clan controlla soprattutto il mercato di Gioiosa, attorno al quale ruota un giro d'affari imponente. Assorbe parte dell'economia del paese e parte dell'economia dell'Interland. La storia cambia il 6 novembre del 1976, quando il boss Vincenzo Orsini resta ucciso in un conflitto a fuoco con i carabinieri. La famiglia di 'Ndrangheta dichiara una sorta di lutto cittadino, imponendo il coprifuoco e impedendo che si celebri il mercato. Rocco avvertì i carabinieri, si presenta in caserma e poi in tribunale, punta l'indice contro i mafiosi, senza paura. Il mugnaio comunista così viene condannato a morte. Teniamo conto che questa assemblea dei commercianti, questa assemblea pubblica dei commercianti di Gioiosa, si svolge parecchio tempo prima del raid al mercato, perché c'è un conflitto a fuoco tra i carabinieri del capitano Gennaro Niglio,
è un mafioso di Gioiosa Ionica che rimane ucciso nel conflitto a fuoco e quindi bisognava esternare la forza della mafia, la forza delle cosche locali o della cosca di riferimento della vittima con un'azione eclatante. E allora si decise di non far fare il mercato di Gioiosa Ionica. Ricordo che il mercato della domenica di Gioiosa Ionica è uno dei più importanti, dei più imponenti, dei più partecipanti addirittura, non solo della Calabria, ma del Mezzogiorno. Nel giorno della cosiddetta serrata del mercato di Gioiosa Ionica, quando in rappresaglia contro l'uccisione di un boss degli Ursini, la cosca aveva deciso di far chiudere il mercato locale, di evitare che si tenesse, minacciando ovviamente tutti gli ambulanti, i negozianti e quant'altro. Rocco Gatto quel giorno non ha fatto quello che tutti avrebbero fatto al posto suo, cioè farsi gli affari propri. Gli amministratori locali, ricordo anche lo sbandamento del sindaco di Ciccio Modafferi, che però ebbe la prontezza di riflessi di dire: no, qui bisogna immediatamente fare qualcosa. Vennero chiamati i carabinieri, ma nessuno disse niente su quell'episodio, soltanto uno, cioè Rocco Gatto, andò dai carabinieri e disse: guardate che io quella mattina ho visto Tizio, Caio e Sempronio. E purtroppo questo poi gli costò la vita. Popolo italiano, il tribunale dichiara Cotrona Francesco, Sainato Salvatore, Martino Mario. Grazie alla testimonianza che prima di morire rese ai carabinieri Rocco Gatto, che ieri il tribunale di Locri ha potuto condannare a complessivi 28 anni per estorsione aggravata e minacce i sette picciotti che la domenica del 7 novembre del 76 imposero a Gioiosa Ionica la chiusura del mercato domenicale in segno di lutto per il loro capo Vincenzo Ursino. Dopo aver assistito ad alcune scene in prima persona, andò proprio a denunciare gli uomini degli Ursini ai carabinieri, decretando così la sua condanna a morte. L'andrangheta gli presentò il conto di anni di mancato versamento della tassa della mazzetta in una sola volta, uccidendolo a sangue freddo. La mafia colpisce in due casi, dal mio punto di vista, cioè quando viene toccata nelle tasche, cioè nei patrimoni, negli interessi, e anche quando viene toccata nel prestigio. Nel caso di Rocco Gatto non c'era da difendere né patrimoni né ricchezze, ma c'era da difendere il prestigio, no? Cioè di una cosca che comanda in un paese che non può tollerare che uno su 9.000, su 7.000, su 8.000, quanti siano i residenti, possa alzare la testa e dire: no, io mi oppongo a questo sistema, perché quell'uno poi può diventare 100, 1000, 3000, 5000, e quindi a quel punto anche il potere di controllo di una società, una cosca, lo viene a perdere. Per i funerali di Rocco Gatto, Gioiosa Ionica accoglie una folla giunta da tutta Italia. La storia del mugnaio comunista che non si piegò al pezzo commuove l'opinione pubblica. Ma c'erano migliaia di gente da tutta Italia, erano qua in piazza, la piazza era tutta piena. E la storia di un piccolo grande uomo
che sfidò la mafia fino alla morte. Solo un anno dopo il suo omicidio giunge la sentenza di condanna per i fatti del mercato. Decisiva si rivela la sua denuncia. Per lo spietato agguato consumato a Contradarmo vengono invece indagati e processati Mario Simonetti e Luigi Ursini. Il 22 luglio del 1979 sono assolti dalla Corte d'Assise di Locri per insufficienza di prove, sentenza confermata 7 anni dopo, al termine del processo d'appello, che riconosce la colpevolezza dei due imputati per la sola estorsione. 7 anni a Simonetta, 10 per Ursini. Il 14 aprile del 1988 la Corte di Cassazione rende definitivo il verdetto. Il 13 maggio del 1980 il Presidente della Repubblica Sandro Pertini conferisce a Rocco Gatto la medaglia d'oro al valor civile. Pur consapevole dei pericoli a cui andava incontro, non esitava a collaborare ai fini di giustizia nella lotta contro la mafia e a reagire con audacia alle intimidazioni di cui era fatto oggetto. Cadeva sotto i colpi d'arma da fuoco di un vile proditorio agguato, tesogli da 2 appartenenti alla suddetta organizzazione. Mirabile esempio di spirito civico e di non comune coraggio. Contradarmo di Gioiosa Ionica, 12 marzo 1977. Rocco, perché ne fa anche una questione politica? Vede, è assurdo che io debba lavorare per raggranellare qualche lire. E questi della 'ndrangheta continuano con regatti, vessazioni. Da me non avranno neanche un soldo. Gatto, avete denunciato pubblicamente i nomi, e ora? E ora? E tanto voi che potete capire? Che suggerimento dà alla gente del suo paese? Di combattere, di restare uniti, compatti, di darsi da fare. Bisogna combattere fino alla fine, combattere fino alla morte. Andavimo l'orologio suoi, andavimo il tempo da vita sua. A chi non ci piace parlare e non vai buono. Ma chi andiamo mi dici? Bro. Con cazzo te la faccio fare ultimamente questa gente? Tu sei solo, chi se sono delinquente, sono un esercito. Benedetto Dio, fatti i cazzi tuoi. Bravo, ma che dai io faccio? Però, non ho ultimamente questa gente, non siamo bersagli che si occupano, vedi che non lo rubano mille volte. Dai, io ci faccio pure la referenza. Ora, io sto fai la cazzata, parlo della televisione, chi se ti ammazzano, senti che ti dice scianca la tessera e non ci dice niente a noi. Manco ad essere ca e ca resta. Usa come è russo. Vediste i catornari? Buongiorno, Rocco. Vi devo consegnare il mio sacco e le 600 lire che vi dovevo. Perché sei increpata? Chi dai? Ha sete. L'acqua non passa fino a domani. Quando cazzo arriva? Eccolo. Salvatevi!
prazzao, si entrao su posterzo di furgone, si fidao di un motore che lo tira fuori, ma era tardi, gridao solo, salvatemi. L'hanno ascoltato, l'ha ascoltato l'erba, ha gridato, come non hanno fatto dopo Peppino Impastato e poi tutti gli altri, Falcone, Borsellino, i loro agenti, tutti lasciati soli, aiutatemi! E antisero, antisi l'erba, mi dao come un ufficio dopo, Peppino Impastato e poi tutti i latti, Falcone, Borsellino e tutti gli uomini da scorta, tutti lasciati da soli, salvatemi! Segnalateci storie, casi, emergenze all'indirizzo email dossier@lacctv.it.